primi spiragli per la risoluzione della questione Alba. Nei giorni scorsi i rappresentanti sindacali hanno incontrato un nuovo amministratore della società, Palmerino Berardo, che ha portato sul tavolo di concertazione una relazione che, oltre a descrivere l'attuale situazione gestionale e finanziaria, ha provato a delineare le possibili azioni di salvataggio e ristrutturazione. Un primo spiraglio in vista del varo dei nuovi contratti di servizio, come spiega il responsabile provinciale del comparto igiene ambientale della CGL, Erasmo Venosi. Apprezziamo il lavoro fatto sino ad oggi, tra mille difficoltà, dal nuovo amministratore, ma contestiamo nel merito quelli che sono dei punti piuttosto importanti che vedono, come al solito, la richiesta di sacrifici da parte dei lavoratori. I lavoratori sacrifici li hanno già fatti nel passato, hanno continuato a farlo perché operano in una realtà che purtroppo risulta mala gestita ormai da tempo. Noi siamo convinti che confronto fattivo, collaborativo tra parti sociali, governance attuale e proprietà in particolare possa portare la società fuori da questa situazione. Sarà un percorso non facile, sarà un percorso complicato, però è bene che sia chiara una cosa: siamo disponibili a ragionare su tutto, ma noi pretendiamo che i sacrifici li facciano soprattutto chi in questi anni praticamente da posizioni tra virgolette altolocate ha diretto in modo disastroso questa società.